Apriamo la puntata di questa settimana con un evento che si svolgerà il prossimo lunedì 13 maggio dalle ore 18:15 al Cinema Tiberio. Siamo a Rimini, proprio nel cuore San Giuliano. Ci sarà l'assemblea di Pachamama. È un'assemblea per i soci, per fare il punto, ma sarà anche l'occasione per accogliere e conoscere nuovi visitatori, nuove persone che vorranno partecipare, perché sarà anche una serata dedicata alla solidarietà con un progetto soprattutto che si rivolge a Gaza, che come tutti sappiamo purtroppo da alcuni mesi sta vivendo una situazione di guerra e soprattutto di invasione che non lascia spazio e possibilità alle persone che nelle condizioni, diciamo così, normali di pace vivevano in una prigione a cielo aperto, che adesso diventa una trappola senza via d'uscita. E purtroppo ancora la politica non è riuscita a porre fine al conflitto, a trovare una soluzione per le tante persone sballottate nella sottile striscia di Gaza. Ma per parlarci, insomma, dell'appuntamento di lunedì, dell'evento, anche dell'importanza sia per l'associazione, per Pachamama, che per insomma questi progetti di solidarietà, noi abbiamo al telefono Elisa Angelini del consiglio di amministrazione di Pachamama. Ciao Elisa, buongiorno. Ciao, buongiorno, grazie per questo spazio. Grazie a te per essere qui con noi. Allora, ci racconti un po' che cosa succederà lunedì, che cos'è questa assemblea, di cosa si parlerà e anche in che modo ci sarà spazio per questi progetti e anche gli altri temi. Noi abbiamo parlato del progetto dedicato a Gaza, ma ci sarà anche uno spazio, insomma, che affronterà un altro tema, quello del cibo, del profitto, insomma, temi spesso legati anche un po' alla natura della vostra associazione. Esatto, sì, abbiamo, diciamo che l'occasione dell'assemblea annuale per i nostri soci, e quindi però aperta anche al resto della cittadinanza, è per noi un momento fondamentale per dare risalto ai temi che noi trattiamo tutto l'anno e per, diciamo, confrontarci col tessuto riminese, con chi da anni, nonostante le condizioni socio-economiche attorno a noi non siano sempre facili, continuano a sostenerci, e quindi diciamo che dedicare questa giornata al confronto con i nostri soci per noi è davvero importante. E quest'anno abbiamo scelto, ogni anno scegliamo un tema, e quest'anno abbiamo voluto mettere tanta carne al fuoco, come accennavi tu, con questa doppia natura. Quindi da una parte ci sarà alle 18:15 l'assemblea, appunto, dei soci, dove raccontiamo i progetti che portiamo avanti tutto l'anno, il sostegno che diamo ai produttori di commercio eco sparsi un po' in tanti paesi del mondo. Poi ci sarà un aperitivo di solidarietà e abbiamo voluto mettere al centro, appunto, Gaza, perché in questo momento ci sembra doveroso cogliere ogni occasione possibile per ricordare a tutti la drammatica situazione in cui viviamo, con un'attività molto concreta che è un po' quello che ci caratterizza durante il resto dell'anno. Quindi diciamo che cercheremo di sostenere questo progetto che è proprio una raccolta fondi che si chiama Building Hope for Gaza, grazie ai produttori di commercio eco con cui noi collaboriamo già da tantissimi anni e che operano proprio sul territorio. Quindi abbiamo precedentemente aderito anche alla campagna dei nostri amici di EducAid, che ricordiamo, insomma, sono a Rimini, quindi attraverso le nostre botteghe abbiamo raccolto fondi anche per loro. Questa volta ci siamo appoggiati a Reef Park, che è l'associazione, diciamo, che ha in Cisgiordania e produce il couscous che magari alcuni di voi hanno acquistato nelle nostre botteghe, che in questo momento, essendo proprio sul luogo, stanno dando un aiuto concreto nell'emergenza, che ormai emergenza più non è perché dura da tanto, però con azioni molto concrete: pacchi alimentari, bagni chimici, sostegno alle persone che in questo momento, ricordiamoci, stanno vivendo un vero e proprio dramma. Quindi questo, diciamo, è la parte per ricordarci e per continuare a portare la nostra voce, la nostra richiesta di società civile per un cessate il fuoco al più presto possibile.
Dopo questo aperitivo avremo diciamo nel Cinema Teatro Tiberio ci sarà la proiezione del documentario Food for Profit. Probabilmente molti ne hanno sentito parlare e c'è stata anche una puntata di Report dove sono andate in onda un'edizione parziale di questo documentario che appunto parla anche in questo caso di temi a noi cari, quindi quello della, diciamo, dell'Unione Europea, che in questo momento in cui si spinge tantissimo sul Green Deal e su, diciamo, il sostegno a un'economia più verde e più sostenibile, e allo stesso tempo, al contempo, finanzia e sostiene progetti di allevamento massivo e che inquinanti e che non tutelano affatto la biodiversità. Quindi vogliamo dare spazio anche a questa riflessione per poi aprire un dibattito insieme. Quindi diciamo che sono alcune ore in cui toccheremo diversi temi interessanti. Ecco Elisa, come dicevi tu, in effetti temi molto interessanti, una giornata che tocca tante attività che hanno, se devo così cercare un po' tra le tue parole, il filo conduttore della cittadinanza attiva, di un atteggiamento, esatto, da parte anche dei compratori. Tu all'inizio hai fatto proprio riferimento alla rete delle attività di commercio eco di Pachamama, che sono attente non solo alla spesa, quello che fanno, anche alle ricadute della loro spesa. Ecco, ci racconti un pochino anche un po' come avviene l'attività di Pachamama, che cos'è la rete che coinvolge insomma queste attività e in che modo anche chi magari la conosce o la frequenta poco può fare un passo per diventare un cittadino più attento. Sì, allora è assolutamente importante questa domanda, perché in realtà appunto siamo consapevoli di parlare ad una nicchia e di non essere conosciuti da tutti, anche se devo dire che su Rimini abbiamo raggiunto i 700 soci attivi, cioè proprio che partecipano con i loro acquisti alla vita della nostra cooperativa. Noi abbiamo due diciamo luoghi, noi le chiamiamo Botteghe del Mondo, che sono appunto dei negozi dentro i quali diciamo cerchiamo di appunto vendere dei prodotti, ma che siano questi prodotti sono testimonianza di un consumo critico e consapevole da parte delle persone. Quindi ogni prodotto ha una storia e ogni prodotto difende un'idea di economia più giusta e più solidale. Quindi banalmente chi non ci conosce può, sono negozi aperti al pubblico, sono in centro storico a Rimini entrambi, uno in via 4 Novembre vicino al Duomo e l'altro in via Cairoli, e quindi diciamo tutti e due in zone abbastanza centrali, e anche solo per dare un'occhiata noi siamo qua. Le nostre botteghe sono anche, ci piace che siano anche dei luoghi dove collaborare, fare rete con altre realtà riminesi che si occupano anche loro di economia sociale, per cui abbiamo relazioni e vendiamo il pane del forno di San Leo. Come vi dicevo, abbiamo sostenuto la campagna di raccolta fondi di Educaid direttamente in bottega. Abbiamo insomma diversi tipi di collaborazioni, perché crediamo che l'associazionismo debba assolutamente fare rete per riuscire a comunicare e ad essere più forte, perché insieme sicuramente abbiamo una visibilità diversa. E quindi gli acquisti per noi sono proprio la base, non tanto per monetizzare, ma perché il nostro principio fondamentale è quello appunto di voto con il portafoglio. Cosa vuol dire? Che noi tutti abbiamo, tutti i giorni facciamo la spesa, tutti i giorni acquistiamo delle cose, e siamo in una società altamente consumista che spesso non ci fa riflettere sul peso che possono avere i nostri acquisti. Noi cerchiamo di fare in modo che ogni singolo acquisto sia pensato, ragionato e che ci si accenda la luce, la lampadina sul un faro, diciamo, su quello che i nostri acquisti comportano, come dicevi tu. Quindi se io acquisto un riso che è stato coltivato nella tutela della biodiversità, sarà molto diverso dall'aver acquistato un riso qualunque senza essermi fatto nessuna domanda. Quindi la consapevolezza prima di tutto e poi le nostre scelte.
La scelta della spesa quindi non è una scelta così banale, insomma, non si tratta solo di decidere tra un prodotto e l'altro in base, diciamo, alle caratteristiche del prodotto, ma anche alla storia, a quello che racconta, come dicevi tu, cioè il prodotto è un'espressione di un territorio, di una comunità, e quindi porta con sé tutta una serie di strascichi dovuti proprio alla sua nascita come prodotto, e finanziarne uno o un altro. È molto bella la vostra espressione, il voto è anche nel portafoglio, insomma, non solo alle urne, cioè si vota tutti i giorni, si fanno delle scelte tutti i giorni quando si decide cosa prendere, un prodotto invece che un altro. Sì, abbiamo delle azioni, portiamo avanti anche delle azioni nelle scuole, ed è sempre molto bello raccontare ai ragazzi come anche i 2 euro, nel senso la spesa quotidiana piccola, come può essere una merenda a scuola, ha un'incidenza notevole, perché scegliere ad esempio un cioccolato piuttosto che un altro può fare la differenza proprio sulla vita delle persone. Come magari quando acquistiamo dei prodotti freschi andiamo direttamente dal contadino che ci è concesso, chiaramente non possiamo andare dal produttore di cacao, però possiamo conoscere il suo volto, insomma sapere chi è stato coinvolto nella filiera produttiva e pretendere che vengano rispettati i diritti del lavoro, anche se sono in paesi lontani dal nostro, e anche, perché no, la nostra salute, perché all'interno poi di un'etichetta essere consapevoli di un prodotto di alta qualità, biologico e sostenibile, insomma, fa bene anche a noi stessi. Allora ricordiamo, per conoscere Pachamama e le attività che porta avanti e anche i progetti a cui partecipa, si può, come ricordava Elisa, sia recarsi nei 2 negozi in centro a Rimini, negli orari ovviamente di apertura dei negozi, oppure ricordiamo l'appuntamento di lunedì 13 maggio al Cinema Tiberio, siamo a San Giuliano, alle 18:15 con l'assemblea dei soci, e poi dalle 19:30 con la pericena solidale e poi la proiezione del docufilm Food for Profit. Elisa, grazie per essere stata con noi, per averci raccontato le vostre attività, e buona giornata. Grazie mille, grazie per lo spazio, vi aspettiamo nelle nostre botteghe, fra l'altro siamo vicini e sappiamo che spesso ci scegliete, grazie anche di questo.